Mio figlio dovrà essere un guerriero, un duro nell'azione e nel pensiero. Se vorrà farsi a forza un posto al sole, dividerà i pensieri e le parole. Dovrà tenersi in mente che il governo per 10 anni scatenò un inferno, lanciò una guerra santa ai terroristi, così salvò ministri e giornalisti. A lui potrà sembrare anche incredibile, ma la paura annulla l'impossibile. Ma mentre tutto questo andava in porto, la mafia grufolava dal suo orto e sparse per l'Italia tanti morti che ancora non riusciamo a farci i conti. Al massimo si sentono belati, ma non ho ancora visto i carri armati. Le vittime son gente che non conta, discuteremo il tema un'altra volta, discuteranno il tema un'altra volta. Figlio avrà un futuro da sparviero, se vorrà stare vivo per davvero, dovrà guardare avanti e non voltarsi, e soprattutto non dovrà bucarsi, e tutto verrà avanti come è scritto, sui testi del mercato e del profitto, si allargherà la forza della impresa. La mafia è un organismo ad alta resa, se un giorno soffrirà di solitudine, poi finirà per farci l'abitudine. E più ci penso, più mi sento male, nemmeno ci si sogna di cambiare. Future abilità, speranze umane, riuscire a galleggiare sulle tave, da sopra le montagne del potere, ognuno adesso al caldo il suo sedere, si nutrono sospetti, poco importa, si archivierà il problema un'altra volta, si archivierà il problema un'altra volta. Si archivierà il problema un'altra volta.